su Piero, pubblicato da Delphi. Vi dirò tutti sul libro. Voglio solo dire che la voce dei libri, visto che alcuni visi non li ho mai visti ai nostri incontri, è organizzata dal Comune di Bologna e dall'Istituzione delle Biblioteche del Comune di Bologna, con il supporto di Coppa Alleanza 3.0. Facciamo tutti i mesi una serie di incontri, questo è l'ultimo del mese di settembre, i programmi per ottobre sono già esposti nel tavolo esterno. E poi voglio anche dirvi, perché non perdo occasione, che queste iniziative, queste manifestazioni sulla far conoscere i libri, noi abbiamo una banca, la BPER, banca unica in Italia che sovvenziona le letture e la conoscenza dei libri. Cioè, molti fanno anche altre cose, ma questa banca merita veramente di essere incomiata ogni volta, perché senza di loro non avremmo potuto fare questo ciclo. Allora, come vi ho detto, Carlo Ghimbo chiude il ciclo di settembre, che è andato meravigliosamente bene, come oggi questa sala lo dimostra, tutta l'attenzione che c'è sui libri di un certo tipo. Poi diceva Mattarella, ve lo dico perché l'ho chiesto a Carlo Ghimbo se posso leggerlo, nel dépliant che troverete lì fuori c'è una frase che l'abbiamo riportata da un discorso che fece il nostro presidente all'inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Allora, avere un Presidente della Repubblica che dice queste cose sul valore del leggere vale la pena diffonderlo ogni volta. E diceva Sergio Mattarella: la lettura non può essere ridotta a consolazione o semplice svago, è semmai una porta sul mondo che ci apre alla conoscenza di esperienze lontane, che ci mostra cose vicine che non avevamo notato o capito, che ci fa comprendere le grandi potenzialità dell'umanità che ci circonda. Leggere ha a che fare con la libertà e con la speranza. Io sono molto d'accordo su questo e vi ringrazio di essere così numerosi presenti. Grazie. A Carlo. Scusate, due parole per avvertire che c'è un problema tecnico, e cioè io non avevo pensato che la mia permetta per Macintosh avrebbe posto, forse no, avrebbe posto dei problemi. Vabbè. E quindi adesso dovrebbe arrivare con il suo Macintosh mia moglie Luisa, e quindi a un certo punto ci interromperemo un momento, ma intanto abbiamo, diciamo, la possibilità di dialogare io e Marco Mascolo, e Mascolo ha portato delle immagini e quindi potremo usare intanto le sue. Chiedo scusa, la colpa è solo mia. Ecco, allora, innanzitutto grazie di questo invito a Carlo Ginzburg in primis, a Romano Montroni, un invito insomma molto gradito, sono veramente onorato di essere qui con voi questa sera. Con Carlo non ci siamo preparati una presentazione vera e propria, più che altro io ho preparato così delle domande, delle sollecitazioni. La prima parte da lontano, dalla prima edizione di Indagini su Piero. Era il 1981. Nel mezzo, nel corso degli anni, ci sono state varie riedizioni come vedete il volume oggi ha, come dire, si è molto arricchito in questo percorso, in questo processo. Quindi tornare oggi a pubblicare Indagini su Piero è un po' come dire tornare a riaprire un cantiere, forse, no? Che nel corso del tempo hai arricchito via via. In effetti questa metafora del cantiere io l'ho usata in una brevissima prefazione all'edizione Adelphi, ma mi fa molto piacere che tu abbia
diciamo, presentato la copertina della prima edizione. Perché? Beh, diciamo, la prima edizione apriva una serie intitolata Microstorie, che era diretta, pubblicata in Audi, era diretta da Giovanni Levi e da me. E diciamo, il fatto che la serie si aprisse con un libro su Piero della Francesca, avrebbe dovuto dissipare un equivoco che invece, diciamo, continua a essere presente e, diciamo, è dilagato, perché la fortuna della microstoria come, diciamo, prospettiva storiografica è stata in questi decenni sorprendente, e cioè il significato del prefisso micro. Ora, il prefisso micro è stato talvolta frainteso come se si riferisse alle dimensioni reali o simboliche dell'oggetto preso in esame. Ora, è chiaro che Piero, monarca della pittura, come era chiamato dai suoi contemporanei, non può essere inteso come un piccolo pittore. È uno dei più grandi pittori che siano mai esistiti, e quindi il micro in realtà rinvia al microscopio. Cioè, noi possiamo mettere sotto la lente del microscopio un pezzetto di un'ala di libellula oppure un pezzetto di pelle di elefante, e, diciamo, è lo sguardo analitico che designa questa prospettiva. Ora, quello che diciamo era caratteristico, quello che può essere rinvenuto oggi in questo libro pubblicato in una serie intitolata Microstorie è il suo carattere sperimentale. Questo è qualcosa a cui io tengo molto e che è stato anche frainteso. In che senso? Allora, un esperimento, e qui di nuovo, diciamo, abbiamo un parallelo con il microscopio, se volete, cioè un esperimento non indaga sulla realtà in un rapporto uno a uno, seleziona degli elementi. Ora, in questo caso, la selezione non riguardava soltanto il battesimo, il ciclo di Arezzo, la flagellazione di Urbino, cioè alcune delle opere più straordinarie di Piero, ma riguardava anche una selezione che viene dichiarata fin dall'inizio, e cioè l'avere io indagato da un lato i committenti, dall'altra parte l'iconografia di queste opere. Quello che rimaneva fuori era lo stile. Ora, questo, diciamo, aveva del paradossale, nel senso che, diciamo, tutti, a cominciare da me, ma diciamo semplicemente perché sono io che parlo, diciamo, reagiscono a Piero e alla sua grandezza per lo stile delle sue opere. E invece qui dello stile non si parla direttamente. Quindi è un esperimento. Però questo esperimento, come adesso qui io rilancio il discorso, un esperimento che, diciamo, come mi resi conto subito, implicava una frizione con, diciamo, la prospettiva degli storici dell'arte, che invece indagano soprattutto lo stile delle opere. E cioè quest'area di frizione era costituita dalla cronologia. Sì, infatti vogliamo interrompere un momento? Vogliamo. Così carichi le immagini? Sì, va bene. Scusate. Grazie, aspetta. Prova a mettere. Grazie. Allora, dov'è? Non si vede. Non si vede quello che si è visto. Cosa è? È la pennetta, non so se non si vede. Sì, sì, è questa.
Allora andiamo avanti, intanto vediamo. E sì, appunto. Allora, la cronologia. La cronologia. Rilanciamo rilanciamo la palla. La cronologia di Piero, che è una cronologia molto problematica. Per le opere di Piero, per il catalogo di Piero della Francesca, abbiamo pochissimi dati certi relativi a una cronologia assoluta. E bisogna muoversi appunto in una cronologia relativa che tenta di accerchiare le opere e calarle in un momento cronologico. Uno degli aspetti del tuo libro, che credo sia stato molto importante, è stato proprio avanzare delle nuove proposte cronologiche. Rivedere quella che era la cronologia assodata, qui farò il nome del convitato di pietra, forse è quella stabilita da Roberto Longhi fin dalla monografia del 27, però forse di Longhi parliamo dopo, forse ci arriviamo dopo. Appunto il carattere sperimentale con cui tu hai indagato Piero e le opere di Piero, a me fa pensare anche, come dire, e qui un'altra sollecitazione al fatto che questo libro è arrivato in un momento dei tuoi studi in cui, come dire, sembra che fosse molto forte il rapporto con la storia dell'arte. Del 79 è il saggio su Centro Periferia, che era uscito nella Storia dell'Arte Italiana, scritto a quattro mani con Enrico Castelnuovo. Dello stesso 79 è il saggio Spie, radici di un paradigma indiziario, dove appunto anche in questo saggio si avanzano alcuni elementi che ritornano, no? Dal punto di vista metodologico nelle indagini. Sì, senti, vogliamo vedere la flagellazione e poi rispondo alla tua domanda? Dunque, flagellazione grande così. Io la vidi per la prima volta a 14 anni, era stata appena restaurata, e la vidi a Palazzo Venezia a Roma, era il 1953, e fu per me una folgorazione, ma per me, per chiunque guardi questo quadro, non ci sono allora sto per dire, non ci sono parole per parlarne, ma in realtà io ne userò molte. Ora, diciamo, questo quadro è come dire, innescò in me una passione per Piero, a cui seguì, diciamo, una visita con un gruppo di amici, ne faceva parte Chiara Frugoni, lo ricordavamo prima, ad Arezzo, e poi Monterchi, Sansepolcro e vabbè, Rimini. Ora, il mio rapporto con la storia dell'arte è stato un rapporto, lo dico brevissimamente per tornare poi a Piero, non voglio parlare troppo di me naturalmente, ma diciamo è stato un rapporto, come dire, da vicino e da lontano. Ho scritto un saggio recentemente, Storia dell'arte da vicino e da lontano, e c'è una connotazione autobiografica, nel senso che io faccio lo storico e non lo storico dell'arte, però sono, diciamo, potentemente attratto non solo dalla pittura, ma dai metodi della storia dell'arte. Ora, diciamo, questo quadro straordinario propone una sollecitazione, una sfida, a cominciare dalla sfida che è stata raccolta dal più grande storico dell'arte, non solo italiano, del Novecento, e cioè Roberto Longhi. A cosa si lega questa sfida? Si lega all'anomalia di questo quadro, cioè sullo sfondo c'è la flagellazione di Cristo. Qualcuno ha messo in dubbio che si tratti della flagellazione di Cristo, ha parlato del sogno di San Gerolamo, però diciamo c'è una concordia, si tratta della flagellazione di Cristo. Però Piero, maestro nell'arte della prospettiva, autore del trattato De Perspectiva Pingendi, usa la prospettiva, guardate la meravigliosa, il meraviglioso pavimento, e diciamo per creare una distanza tra i tre personaggi
che vediamo in primo piano sulla destra e la Cina sullo sfondo. Tutta la discussione fino ad oggi ruota intorno, diciamo, anzitutto al rapporto che esiste tra le due scene. E poi, chi sono questi tre personaggi? Ora, diciamo, c'era una tradizione registrata almeno dal Settecento a Urbino, secondo cui, diciamo, il personaggio al centro sarebbe Oddantonio, fratello di Federico da Montefeltro, ucciso da una congiura nel 1444, circondato da due cattivi consiglieri. Ora, Longhi, nella sua grande monografia del 1927, dice, parte da lì, e dice, questa tradizione, diciamo, questa iconografia, propone anche una data, nel senso che il 1444 sarà stato seguito da un quadro dipinto 1 o 2 anni dopo, non poteva tardare il ricordo di Oddantonio, e questo è compatibile con i dati stilistici. Sarebbe quindi un'opera precocissima di Piero, un'opera della giovinezza di Piero. Ora, io, diciamo, ho scritto che il fatto che un conoscitore come Longhi si facesse sviare da una tradizione iconografica non plausibile, non, diciamo, non convincente, e che i dati stilistici fossero a rimorchio di quell'iconografia, questo era stupefacente e, diciamo, costituiva un problema, perché qui non parliamo di uno storico dell'arte minore, parliamo di uno storico dell'arte grandissimo. Ora, diciamo, voci dissenzienti non sono mancate. Il dialogo a distanza fra Roberto Longhi e un grande storico dell'arte inglese, Kenneth Clark, è stato in qualche modo, diciamo, registrato ma sottovoce da Longhi. E io invece nella postfazione a questa edizione ad Adelphi ci sono tornato più ampiamente. Kenneth Clark ha, diciamo, proposto di vedere in questo quadro un eco di un contesto politico. Quindi, diciamo, c'è il turco che ordina visto di spalle, che ordina il martirio dei cristiani simboleggiati dalla flagellazione di Cristo. C'è stata la caduta di Costantinopoli e ci sarebbe un progetto di crociata per riconquistare anzitutto il territorio della Morea. Ora, diciamo, questo ci porta dove? Allora, ci porta a una data che coincide con la maturità di Piero e che, per ragioni che adesso dico rapidamente, ma non vorrei però... presuppone una delle poche date certe nella biografia di Piero, e cioè il fatto che lui sia stato a Roma nel 1457-58, abbia dipinto degli affreschi che sono stati poi distrutti su proposta di Raffaello, e che diciamo, per una serie di motivi, questo soggiorno romano sarebbe riecheggiato in alcuni particolari. Forse ritorno su questo dopo, vuoi che lo dica adesso? Allora, diciamo, vedete che Pilato, che ha il caratteristico berretto a punta di Giovanni Paleologo, imperatore d'Oriente, ora ormai defenestrato, ma diciamo, dietro di lui c'è una scala, e una studiosa americana che si è occupata ripetutamente di Piero, Marilyn Aronberg Levin, ha supposto che qui ci fosse ci fosse un accenno alla scala santa, cioè una reliquia che si trova, nonostante le modificazioni del palazzo, nel Palazzo Lateranense. E quindi ci sarebbe questo, e poi, ecco qui purtroppo l'immagine non ce l'ho, dovete quindi fidarvi, cioè immaginarvi quello che sto per dire, e cioè io mi sono messo, diciamo, a ragionare sulla possibilità che ci fossero qui degli echi non solo del soggiorno romano, ma più specificamente del Palazzo Lateranense, e mi sono imbattuto in una serie di riferimenti alla mensura Christi, cioè all'altezza di Cristo. Ora, diciamo, una delle reliquie, questo non era stato notato,
una delle reliquie o pseudo-reliquie, ma la maggior parte delle reliquie sono pseudo-reliquie, dice una persona che guarda le religioni con rispetto ma a distanza, come me. Allora, una delle reliquie che si conserva in Vaticano e nel Palazzo Lateranense è una colonna, sono quattro anzi, che conserverebbe la mensura Christi, l'altezza di Cristo. Ora io ho misurato, sono andato lì e ho misurato con un metro questa colonna, lì per lì ero perplesso, ma poi ho visto che dovevo misurare la parte che non era conficcata nel terreno, si vede molto bene questo, e il rapporto fra l'altezza della colonna che conservava la mensura Christi e l'altezza di Cristo in questo quadro era esattamente fino al non neanche il centimetro, direi il millimetro, di 1 a 10. Ora è chiaro che Piero non misurava per centimetri o metri, ma il rapporto 1 a 10 che arriva a noi attraverso, diciamo, tanto 10 dita, poi 10 comandamenti e possiamo continuare, era un rapporto che non poteva essere casuale. Da sola questa non sarebbe una prova, lo dico subito, però diciamo entrava in una costellazione, quella appunto del contesto politico, che rinviava a un quadro della maturità contro Longhi. Qui vorrei dire una cosa che forse tu non sai, cioè che sul Corriere Medico, mi è capitato per caso l'altro giorno, mi è saltato fuori tra le carte un ritaglio in cui si vede una recensione a piena pagina che uscì sul Corriere Medico intitolata "Il piccolo Carlo indaga sul grande Piero". Qui non ho niente da dire, cioè... Allora, il piccolo Carlo, appunto, e vabbè. E il modo in cui tu procedi nella non credo, credo che sia dicevo, il modo in cui indaghi su questi dipinti segui questi indizi, eccola. Credo che sia un aspetto molto significativo del metodo, del tuo metodo in generale, del metodo delle indagini su Piero, cioè provare a verificare il concetto di prova e quindi che cosa costituisce una prova e andare a verificarlo, metterlo appunto alla prova. Al di là del caso di specie, quindi sulle opere di Piero della Francesca, credo che forse una riflessione appunto su la prova, l'indizio, la prova e la loro attendibilità. Sì. Certamente il termine indagini è un termine, diciamo, che ha una connotazione poliziesca e, diciamo, il termine indizi che io avevo usato nel sottotitolo del saggio Spie e radici di un paradigma indiziario, partiva da una triade, due personaggi reali e uno immaginario. Il grande conoscitore Giovanni Morelli, che aveva
studiato a Vienna, aveva scritto in tedesco usando uno pseudonimo pseudo-russo, Ivan Ermoliev, e diciamo aveva sostenuto che per distinguere gli originali dalle copie bisogna badare, lui faceva un esempio, non so, una copia da Leonardo, non dobbiamo guardare ai tratti appariscenti, al sorriso leonardesco, ma a dei tratti marginali, meccanici, il lobo delle orecchie, le unghie, e sono questi che diciamo vengono meccanicamente ripetuti da un pittore e diciamo trascurati dal copista, che in realtà inserirà diciamo una versione diversa da quella dell'originale. Ora, il secondo personaggio è Freud, in una nota a uno scritto pubblicato anonimo prima e poi col suo nome, dedicato al Mosè di Michelangelo, Freud, nella nota che apriva il saggio, disse che la psicanalisi doveva moltissimo ai lavori di Giovanni Morelli. E in effetti, quando Freud, ebreo, fu costretto a lasciare Vienna e andare a Londra, dove morì, ecco, portò con sé una parte della sua biblioteca, tra cui un volume di scritti di Morelli che aveva comprato a Milano nel 1898. Ora, chi ha letto il bellissimo libro di Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, ricorderà che il primo lapsus, un verso di Virgilio citato Munco, e Freud immagina che, ho detto immagina anticipando, ma diciamo scrive che c'è un amico che gli sottopone questo problema, in genere si ritiene che l'amico non esista e che questo sia un caso avvenuto a Freud, cioè la compagna di questo personaggio ha un ritardo nelle mestruazioni. Allora, l'uomo, forse Freud stesso, pensa a un certo punto a un verso di Virgilio e non ricorda la parola aliquis, da aliqueo, cioè la mancanza del liquido. E su questo comincia un ragionamento in cui compaiono pittori, Botticelli, Signorelli, Boltraffio, cioè echi in realtà della lettura di Morelli. Dopodiché, il terzo personaggio che io evocavo all'inizio di quel saggio, Sherlock Holmes. In realtà, come io dichiaravo in una nota, questa connessione tra Morelli e Sherlock Holmes era stata proposta da Enrico Castelnuovo in una voce bellissima, Attribution, nella enciclopedia cosiddetta Universalis, e così. E allora io partivo da lì e diciamo proponevo un paradigma indiziario. Una delle epigrafi era la famosa frase di Abby Warburg, Dio è nel particolare, che è un rovesciamento diciamo di una battuta, e cioè il diavolo è nei particolari. Invece lui dice Dio nel particolare. Ora, quest'idea di diciamo prestare attenzione ai particolari è qualcosa che diciamo, e qui rispondo a una tua sollecitazione precedente che non ho ancora raccolto, e cioè diciamo il rapporto fra questo libro anche e diciamo la traiettoria della mia ricerca, che in realtà è stata tutta imperniata sul caso. Il caso, qui poi scatta anche una ambiguità su cui ho riflettuto dopo, cioè il caso come case study, cioè il caso che ci arriva dalla medicina, dalla teologia, dal diritto, cioè un caso che rinvia la norma,
violandola o diciamo manifestandola, e poi il caso come casualità. Però adesso del caso come casualità non parlerei, invece evocherei rapidamente questo, cioè il fatto che, diciamo, io sono arrivato alla microstoria, che non esisteva ancora come progetto, attraverso lo studio di casi, e diciamo ho continuato a riflettere sui casi fino a oggi. È, diciamo, l'unico filo conduttore che riconosco in questa varietà di temi. Voi sapete che Isaiah Berlin ha il famoso studioso di scienze politiche, dottrina politica, eccetera, ha scritto un libro su Tolstoi che si chiama Il riccio e la volpe, in cui riprende i versi di Archiloco, e cioè la volpe ha molte armi, il riccio ne ha una sola, ma terribile. E allora Berlin ragionava su, diciamo, scrittori ricci e scrittori volpe. E allora una volta, in una discussione appunto con una studiosa che mi intervistava, Maria Pallares Burke, io dissi: ma io sì, apparentemente sono una volpe, però in realtà sono un riccio mascherato, perché in realtà sotto questa varietà di temi riconosco questa, diciamo, ossessione legata al caso, e il caso implica, o come anomalia o come norma, ma per me più frequentemente come anomalia, una prospettiva più generale. Ora uno potrebbe dire, e qui però finisco perché voglio sentire cosa stai per dire tu, uno potrebbe dire: ma Piero, possiamo considerare Piero un caso? E io direi sì, certo, perché il caso non ha nulla di riduttivo. Piero è un, diciamo, è un pittore meraviglioso, straordinario, e però i problemi che possono essere sollevati attraverso un'indagine su Piero possono essere generalizzati. E io credo che, diciamo, una parte delle reazioni al mio libro e una parte delle numerose stroncature che io ho avuto, perché ne ho avute molte, fosse legato alla, non solo alla, diciamo, alle risposte che proponevo, ma alla generalizzazione possibile a partire dalla mia prospettiva. Sì, mi ricollego a quello che dicevi alla fine. Cioè, diciamo che da parte degli storici dell'arte c'è stata freddezza rispetto alle, appunto, alle indagini su Piero, forse, come dicevi tu, proprio perché c'era una messa in discussione rispetto alla strumentazione concettuale con cui si andava ad affrontare il problema, il problema specifico di Piero, ma appunto poi più in generale, no? I problemi più generali, che poi è anche un tratto caratteristico della microstoria e della collana dei volumi microstorie. Io direi che freddezza è un eufemismo, perché in effetti, diciamo, io ho avuto delle stroccature in varie lingue micidiali. È pur vero che questo libro, qui lo dico rapidamente, ma è un libro che è stato diciamo tradotto in 8 lingue, e un libro, e questo è, devo dire, mi stupisce, perché è un libro non facile. La traduzione russa, che è la più recente, è stata ristampata recentemente, quindi diciamo c'è qualcosa in questa prospettiva di ricerca che, diciamo, può sollecitare l'interesse anche di chi forse non è un lettore sistematico di libri di storia dell'arte, e oppure anche può servire un libro come questo a introdurre qualcuno all'arte di Piero, e questa è la mia speranza anche. Però ecco, diciamo, l'idea di coinvolgere il lettore nella traiettoria della ricerca, ecco, questo è veramente al centro del libro. Cioè, per questo io parlo appunto di cantiere, per questo io, una delle appendici in questo libro non recente è tutta dedicata a un'autocritica, cioè alla denuncia, all'autodenuncia di un errore che avevo commesso.
Adesso diciamo, posso dire soltanto che l'errore era legato, se adesso guardate il personaggio con un ricco abito di broccato sull'estrema destra, vedrete una striscia rossa particolare per l'appunto. Io avevo interpretato questo particolare, sono io? Avevo interpretato questo particolare come, diciamo, una stola cardinalizia che questo personaggio, da me identificato con Giovanni Bacci, un membro di una famiglia ricchissima di Arezzo che ha commissionato gli affreschi della cappella appunto a sinistra del coro della chiesa di San Francesco, ecco, questo Giovanni Bacci avrebbe portato a Bessarione, personaggio con la barba, da me identificato come Bessarione, non ero il primo a proporlo, ma l'ho proposto sulla base di una documentazione più ampia, e diciamo gli avrebbe portato una stola cardinalizia. Questo Giovanni Bacci era apparteneva a una famiglia di mercanti, però aveva un'educazione umanistica, frequentava una serie di umanisti, non solo aretini, aveva lavorato nell'amministrazione pontificia, questo è documentato, e nell'unica biografia che io trovai, francamente non ricordo come mai, sono andato a cercare, avevo trovato evidentemente un rinvio a una biografia di lui, ma non analizzata, in un manoscritto a Castiglion Fiorentino. Io non ero mai andato a Castiglion Fiorentino, sono andato in questa biblioteca, cerco questa biografia, e in questa biografia molto breve si dice che Giovanni Bacci era stato nunzio a Cesare, cioè all'imperatore. Quindi nunzio all'imperatore d'Oriente, e allora avevo montato una ipotesi complessa riguardo a quella striscia rossa, e cioè una stola cardinalizia. Né in una delle appendici distruggo completamente questa ipotesi. E ricordo che quando presentai la prima versione, l'appendice era ancora inedita a Francoforte, i miei ascoltatori mi ascoltarono sbalorditi, e qualcuno disse dopo: ma era come vedere, diciamo, una costruzione a cui si dà fuoco, e allora tutto esplode e non rimane niente. E vabbè. Allora, io però ho pensato che in effetti anche questa autocritica poteva avere un interesse per chi leggeva, nel senso che, diciamo, anche questo fa parte della ricerca, gli errori fanno parte della ricerca, e la confutazione degli errori è istruttiva. Qui devo dire, adesso finisco perché voglio sentire te, ma devo dire che il mio maestro è stato ancora una volta Marc Bloch, perché Bloch dice a un certo punto che bisogna coinvolgere i lettori nella traiettoria della ricerca, e io aggiungerei, cosa che Bloch dava per implicita, ma a cui aveva verosimilmente pensato, questo ha un significato politico, politico in senso lato, ma diciamo è la possibilità di verificare dal basso la traiettoria della ricerca. Sì, e infatti anche, come dire, mettere nero su bianco appunto questa dare fuoco a questa costruzione è anche, credo, un grande atto di onestà intellettuale, no? rispetto al lavoro, svelare anche il cantiere ancora una volta, come hai detto, il procedere della ricerca. Uno degli aspetti che adesso è emerso e che, come dire, credo sia molto interessante, è quello del dialogo fra discipline diverse, che per quanto imparentate, in realtà poi hanno una loro specificità disciplinare e una loro distanza, ahimè, e cioè il dialogo fra la storia e la storia dell'arte. Storici che usano le immagini, che ragionano sulle immagini. Io ho degli esempi in mente, molto pochi, tu sei uno di questi, Chiara Frugoni, e insomma in Italia non è così frequente, ecco, vedere gli storici che lavorano con le immagini. Sì. No, hai ragione. Io sarei portato a dire, e poi ci sono gli storici dell'arte
che lavorano da storici. E lì l'esempio, c'è un esempio bellissimo, Michael Baxendale. Allora, nel libro Pittura e esperienze sociali, adesso non ricordo quale sia il titolo della traduzione italiana, pittura, ma insomma, comunque è un libro pubblicato a Einaudi sulla, diciamo, una serie di studi di casi, per l'appunto, legati alla pittura dell'Italia 400. Baxendale, che è morto anni fa, io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di avere a un certo punto lunghe conversazioni con lui, era una persona straordinaria e lui ha usato in questo libro, al centro c'è la nozione di esperienza sociale. E cos'è l'esperienza sociale per Baxendale? Ma per esempio la danza, per esempio la predica, per esempio, allora qui diciamo purtroppo non ho l'immagine, ma diciamo un quadro di Piero della Francesca, un affresco di Piero della Francesca. Allora, a sinistra della Cappella Bacci, dove c'è vicino alla finestra, la decapitazione di Cosroe. Si vede il vecchio Cosroe inginocchiato che sta per essere decapitato. Sulla sua testa c'è, visto di sbieco, una specie di baldacchino vuoto e, diciamo, Piero, maestro di prospettiva, ha diciamo, dipinto questo questa specie di baldacchino vuoto visto di sbieco. E Baxendale dice: ma come avrà reagito il pubblico allora a questo? C'era un'esperienza sociale condivisa che poteva facilitare la comprensione di questo particolare? E Baxendale dice: sì, i libri d'Abaco, prendiamone uno. Un libro d'Abaco in cui, i libri d'Abaco erano rivolti a figli di mercanti, gli si insegnava, diciamo, l'aritmetica e la matematica con esempi legati alla vita quotidiana, e lui prende un libro d'Abaco in cui c'è una lunga dimostrazione di come si possa misurare una botte. E in effetti questo baldacchino visto di sbieco può sembrare una botte. Come si misura il volume di una botte? E Baxendale cita a lungo questa dimostrazione, che per noi è lontanissima. Chi è l'autore di questo libro? Piero della Francesca. Ora, questo arriva come un colpo di scena, però io dicevo sempre ai miei studenti, quando parlavo di questa pagina straordinaria, che l'autore poteva anche non essere Piero, poteva essere qualcuno che, diciamo, un suo contemporaneo. La dimostrazione valeva lo stesso, perché il contesto era lo stesso. Certo, il fatto che sia Piero, diciamo, accresce luce alla dimostrazione. La pagina è straordinaria, questa citazione dal libro d'Abaco. E qui vorrei ricordare che un notissimo, grande antropologo, Clifford Geertz, un antropologo americano che aveva un seminario a Princeton, usò il libro di Baxendale, cioè proprio come documento di un approccio antropologico a una cultura completamente diversa dalla vostra, dalla nostra. Cioè Baxendale era straordinario in questo, cioè, diciamo, nel partire dalle immagini e allontanarle, cioè creare una sorta di distanza critica e però ricreare, diciamo, ciò che rendeva possibile la percezione di questa distanza da parte dei contemporanei. Quindi uno potrebbe dire, questa era la mia risposta, sì, ci sono alcuni storici che usano le immagini, ma poi ci sono degli storici dell'arte che si rivolgono agli storici o agli antropologi, come ha fatto per esempio Baxendale. Cambiando appunto Côté, ma non del tutto, vorrei tornare a Longhi. Sì. Nel libro, tu nel libro dialoghi moltissimo con Longhi, in modo
spesso in diretto, poi in altri punti, nelle appendici anche in modo diretto, lo affronti di petto, anche tentando di andare a indagare meglio, a scardinare certi luoghi comuni sugli scritti di Longhi, del Longhi giovane. Ecco, questo dialogo con Longhi, da dove parte? Starei per dire che parte da un gesto stupidissimo che io ho fatto, e cioè di non prendere il treno quando studiavo a Pisa alla scuola normale per andare a sentire una lezione di Longhi. Cioè, è un gesto di cui mi rammarico. Cioè, vabbè, e quindi Longhi, diciamo, vabbè, per me è diventato, sì, dopo, certo, ho letto i suoi scritti, eccetera, ho raccolto attraverso, quando ho fatto amicizia con Enrico Castelnuovo, con cui poi ho scritto a quattro mani quel saggio che hai ricordato, e da Enrico Castelnuovo ho sentito aneddoti su Longhi, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che Longhi fa parte di uno di quegli autori che appartengono a discipline diverse. Io non credo nelle discipline. A questo punto mi viene in mente la battuta di Warburg, che ironizza sui doganieri che fanno pagare un qualcosa a chi varca il confine tra una disciplina e l'altra. Cioè, voglio dire, Warburg se ne infischiava delle discipline, e diciamo l'idea che tra un problema di ricerca e le discipline esistenti esista un'armonia prestabilita è un'assurdità. Non è così. Cioè, quando uno parte da un problema si trova di fronte a, diciamo, delle domande che implicano uno sforzo, e diciamo si tratta di imparare. Quindi, voglio dire, non è che la disciplina inghiotte la domanda e sputa la risposta. Non è così. Allora, diciamo, quello che mi affascina di Longhi è certamente anche la distanza, però ed è la sfida. Io dico sempre, appunto, che mi piace molto la metafora dell'avvocato del diavolo. Sapete, no? All'inizio del Seicento la Chiesa Cattolica ha inventato questa figura nei processi di canonizzazione, l'avvocato del diavolo, che, diciamo, di fronte a una causa di beatificazione, di canonizzazione, rivolge delle domande imbarazzanti, aggressive, eccetera. Io anni fa ricordo che, non molti anni fa, quando si parlò della causa di beatificazione di Pio XII, poi non se n'è più parlato, io dissi, l'avvocato del diavolo dirà, ma tu cosa hai fatto, cosa hai detto di fronte allo sterminio degli ebrei? E qualcuno mi disse, ma guarda che l'avvocato del diavolo non c'è più. Non c'è più. Però io penso che una versione secolarizzata dell'avvocato del diavolo sia, diciamo, debba essere introiettata da chiunque fa ricerca, e starei per dire da chiunque. Cioè, nel senso che l'autoindulgenza, cioè un vizio di cui tutti siamo vittime, può essere curata soltanto da un avvocato del diavolo che non sia addomesticato, perché se è addomesticato allora il gioco cade, finisce. Però ecco, l'idea di mettersi, cioè chiedersi, ma quello che sto facendo ha senso, eccetera, eccetera, questo secondo me, diciamo, implica un dialogo con l'avvocato del diavolo. Ora, Longhi per me è stato un avvocato del diavolo. Cioè, nel senso che, intanto, appunto, quando ho lavorato su Indagini su Piero, e poi, allora, uno delle appendici, di questo libro, è sulla datazione assoluta e relativa nell'opera di Roberto Longhi, perché Longhi, giovane, era stato affascinato ai futuristi, amico di Boccioni, eccetera, ha scritto qualche saggio in cui propone, ce n'è uno famoso su Mattia Preti, propone una, dice, non solo una storia dell'arte senza nomi, Wölfflin, ma una storia dell'arte senza date. E allora scrive un saggio su Mattia Preti, che è tutta una descrizione puro visibilista delle forme che appaiono nei quadri di Mattia Preti, e poi alla fine, con aria insolente, sono quattro righe, credo quattro, in cui Longhi dice:
qualche dato, qualche nome, qualche data, qualche nome, Matteo Preti nacque, morì, eccetera, e vabbè, e lì chiude. Ora, Longhi era partito a un certo punto da quest'idea e poi è arrivato all'estremo opposto, l'ossessione delle date e dei luoghi. Ricordo che Enrico Castelnuovo mi raccontò che Longhi proponeva ai suoi studenti una sfida, cioè dovevano mostrargli un particolare, una piccola fotografia con un particolare, magari sì, bianco e nero, di un quadro, e lui doveva eventualmente riconoscere il quadro, ma altrimenti dire Cremona 1580. Allora, questa ossessione della data del luogo, che è caratteristica, diciamo, del Longhi più maturo, beh, ha aperto, diciamo, una prospettiva alla storia dell'arte straordinaria. Io spero che molti qui abbiano visto la bellissima mostra dedicata al politico Griffoni. Ora, diciamo, la ricostruzione del politico Griffoni da parte di Longhi è una pagina meravigliosa. Claudio Mauro Natale l'ha citata, eccetera, eccetera, nel catalogo che accompagnava la mostra. E però, diciamo, lì, in questa ricostruzione, a un certo punto spuntano non solo lo stile, ma le misure. E allora è il nome del marangone, cioè del falegname, che è conservato questo. E allora Longhi misura la lunghezza delle rispettive tavole e dice: beh, mi pare che il marangone abbia fatto moltissimo, non si poteva chiedere di più, eccetera. E però, nel momento in cui irrompe sulla scena anche il marangone, beh, allora a questo punto però il discorso non è più un discorso solo sullo stile. Allora a questo punto emergono anche, diciamo, i committenti, e perché no, anche da parte di un lettore di Longhi come Baxendale, gli autori dei libri d'Abaco, che non necessariamente coincidono con gli autori degli affreschi, come nel caso di Piero della Francesca. Baxendale aveva scritto su Piero della Francesca e ha parlato di Longhi come di diciamo un autore di cui non si può assolutamente fare a meno quando si parla di Piero, diciamo un riconoscimento che sembrerebbe ovvio, però come dicevamo poco fa prima di venire qui, Longhi, che scriveva in una lingua assolutamente anomala, difficilissima, piena di parole praticamente inventate da lui, era intraducibile. È stato tradotto, però la sua fortuna internazionale è assolutamente inadeguata, è scomparso la scena, come tu dicevi, cioè è assolutamente inadeguata se si pensa alla sua grandezza. Sono due studiosi che erano contemporanei, amici e perfino vicini di casa, Roberto Longhi e Gianfranco Contini, entrambi illeggibili, intraducibili, entrambi grandi studiosi, e la loro fama internazionale è assolutamente inadeguata alla loro grandezza di studiosi. Curioso questo, eh? E appunto, si diceva prima, Longhi è uscito completamente dal canone degli storici dell'arte, ingiustamente, perché appunto la grandezza dello studioso è indiscutibile. Tornando a questo tuo dialogo con Longhi, dialogo mediato chiaramente, non in senso figurato, non hai avuto il timore reverenziale di contraddirlo, perché le ipotesi che tu avanzi, le ipotesi di datazione, per esempio, dei dipinti, di fatto hanno contraddetto le ipotesi longhiane. E preciso che oggigiorno la maggior parte degli studiosi, se non tutti gli studiosi, concordano sulle datazioni più avanzate, per esempio, della flagellazione. Quindi, insomma... Sì, e dunque qui vorrei fare una domanda a Cia. Abbiamo tempo? Cioè? 10 minuti? E dopo sarà possibile avere delle domande o no? No. No. Allora dobbiamo passare alle ultime immagini della postfazione. Dico giusto? Sì. Le due resurrezioni. Sì.
Sì, perché questo, diciamo, è una coda alla domanda che Marco Mascolo ha fatto, cioè nel senso che a proposito di contraddizioni della diciamo la mia postfazione a questa aggiunta a questa edizione a Delphi si conclude con, diciamo, un accostamento, e cioè l'accostamento fra due resurrezioni. Questa è Andrea del Castagno a Sant'Annunziata a Firenze e quella di Piero a San Sepolcro. Ora, Longhi ha ripetutamente detto che Andrea del Castagno si era ispirato a Piero. Ora, questo è impossibile. Io, diciamo, sono ripartito da una nota di 3 righe di Kenneth Clark, che rinvia però a un saggio di Luisa Vertova molto documentato, cioè l'accesso al chiostro di Sant'Annunziata dopo il 1446 era impossibile e la resurrezione di Piero è molto posteriore. Quindi non c'è dubbio che Piero si è, possiamo ritornare indietro alla resurrezione di Andrea del Castagno, si è ispirato nell'iconografia a, diciamo, questa resurrezione, e però che ha visto nella sua giovinezza Piero, e però, diciamo, ha trasformato questo disegno scultoreo di Andrea del Castagno nella sua, diciamo, in quello che appunto Longhi definiva un intreccio, una luce intrisa di colore, cioè qualcosa di completamente diverso. Quindi è Piero che guarda Andrea del Castagno. Perché Longhi ha negato pervicacemente questo rapporto che è reso inequivoco dalla cronologia? Dunque, io ho scoperto per caso in un saggio che Longhi usava a chiamare familiarmente Andrea del Castagno Castagnaccio, e però, diciamo, le battute di Longhi sono sempre delle battute che, quelle almeno trasmesse, che hanno un contenuto importante, è vero? Cioè, è curioso, Longhi, diciamo, appunto scrittore, come scrisse Contini, scrittore nel senso pieno del termine, Contini disse il più grande scrittore del Novecento italiano. Allora, Longhi, diciamo, aveva un senso delle parole, per cui la battuta, diciamo, Castagnaccio implicava che cosa? Ma quello che lui chiamò più volte nel suo libro, appunto, un giudizio liquidatorio su Firenze, secca disegnatrice. Cioè la linea, diciamo, che parte da Piero della Francesca e, diciamo, nel Longhi più, diciamo, diventa una linea che arriva a Vermeer, a Velázquez, a Cézanne, beh, è una linea da cui la secca disegnatrice è assente. Ora, diciamo, io chiudo questa postfazione con queste due immagini accostate. E qui è una sfida che io lancio agli storici dell'arte, cioè bisogna ricominciare a pensare alla formazione di Piero partendo da queste due immagini. Piero che guarda Andrea del Castagno e lo traduce in una lingua che dopo diventerà la sua, ma a cui però Andrea del Castagno ha contribuito. Quindi, vabbè, si chiude quindi con questa sfida. Non so, vogliamo sentire se ci sono delle domande, delle... Parliamo ancora noi, allora, 10 minuti. No, e su questo paragone è stato interessante perché già Roger Fry nel 1901 sì. Aveva intuito, metteva a paragone queste due resurrezioni. In una lecture inedita che ha pubblicato Caroline Ilham, Roger Fry ragionava proprio su questo rapporto. Ecco, ma ragionava in che senso? Perché il rapporto, diciamo, è sempre stato presente, solo che è stato negato, è stato rovesciato il rapporto cronologico. Quindi Longhi era del tutto consapevole, non si poteva negare questo rapporto, è evidente. Però, ecco, io, diciamo, ho insistito su questo perché, diciamo, se noi parliamo di storia dell'arte, beh, non possiamo ignorare
uno dei due occhi della storia secondo l'iconografia tradizionale. Uno era la cronologia, c'era una donna con una, due occhi, una cronologia, e l'altro era, l'occhio era la geografia. Quindi la cronologia, diciamo, implica non meccanicamente una genesi, tant'è vero che io dicevo, Piero ha tradotto Andrea del Castagno in una lingua, a distanza di decenni, che era diventata la sua. Però non possiamo ignorare questa ricezione. Quindi, voglio dire, mentre la storia dell'arte senza nomi e senza date di Longhi è una sfida, e io devo dire che nel mio piccolissimo ho usato la morfologia come ausilio, come scienza ausiliare della storia, e quindi sono affascinato da questa prospettiva di Longhi, però usare invece la cronologia per rovesciarla e distruggerla, questo è inaccettabile. Questo è inaccettabile, questo qui, diciamo, le prove danno torto a Longhi e, diciamo, su questo non c'è dubbio, per questo bisogna ripartire da qui. Quindi il confronto, sono molto curioso, andrò a vedere questa lecture di Roger Fry, ma, diciamo, il rapporto era noto. Del resto, tu hai parlato a lungo di Müller van der Broek e lui parla di... Andrea del Castagno, Paolo Uccello e Domenico Veneziano, e come Piero della Francesca riprenda e trasformi questa lezione. Però in questo caso noi abbiamo una iconografia estremamente vicina e una traduzione, qui devo necessariamente mettere il piede sul terreno degli storici dell'arte e dello stile, una traduzione in termini stilistici completamente diversa. Ma questo è appassionante, cioè nel senso che, voglio dire, l'idea che ritorniamo in qualche modo al discorso iniziale, cioè abbiamo, diciamo, una contiguità dell'iconografia che rende, diciamo, clamorosa la trasformazione stilistica. Questa trasformazione stilistica sarebbe meno evidente se avessimo da un lato, non so, un cenacolo come quello di Andrea del Castagno alla Santa Annunziata e una resurrezione. Ma il fatto che Piero riprenda, per esempio, nei soldati ai piedi del Cristo, che riprenda tutti questi particolari e li trasformi, beh, questo ci fa entrare nel laboratorio di Piero. Ecco, questo io credo. Quindi io credo che, diciamo, nessuno storico dell'arte, a questo punto, che scriverà su Piero, potrà esimersi dal ragionare su questo confronto, che naturalmente non ho inventato io, era lì, solo che è stato negato. Grazie, grazie, grazie mille. Bravissime, bravissime. Chi volesse farsi firmare copia del libro può venire qui per ricevere la firma. Mi dispiace di avervi chiuso così, perché sarebbe stata una lezione perfetta anche per un'altra ora, però qui siamo in un sito comunale e dobbiamo chiudere, devono chiudere, anzi, va bene.